In gara 1 la mia vittoria non è bastata. Terziani, arrivando secondo, è riuscito a non far chiudere i giochi. In questa gara 2 e ultimo atto del Pirelli Cup 2020, mi basterà arrivare quindicesimo per portare a casa il titolo 1000 Superbike. E Terziani sarà costretto a vincere. Impresa difficile, ma non impossibile in questa annata pazza che stiamo vivendo. Soprattutto perché Velini e Lai, le due wildcard più pericolose, si sono rivelati degli ossi durissimi da battere. E io, partendo dalla prima casella in griglia, non intendo gestire, anche perché festeggiare la vittoria di campionato dal gradino più alto del podio ha tutto un altro sapore, o no? Oggi la tensione si taglia con il coltello. Dopo la vittoria pazzesca in gara 2, dove veramente mi sono proprio divertito, oggi purtroppo per il campionato è ancora tutto in gioco. Per farvi capire un po' meglio la situazione, vi lascio qui sotto i primi 5 in campionato e intanto io sto guardando quale nuvole e non promettono nulla di buono. Per fortuna per adesso il tempo regge, quindi incrociamo le dita, perché è una variabile che in questo momento non ci vuole. A me il bagnato piace, ma non in questa situazione. Cosa importantissima da tenere a mente durante la gara: le wild card non prendono punti, come è stato in gara 1, dove io ho vinto davanti a tutti. Terziani ha fatto terzo, ma essendoci in mezzo una wild card è come se avesse fatto secondo e ha preso i punti di campionato del secondo. Quindi appunto fate molta attenzione a questo. E lo so, è difficile stare dietro a tutto, i conti si faranno a fine gara. Difatti in gara 1 avete visto, non si sapeva fino all'ultimo momento se ero campione o meno. Quindi adesso andiamo lì nella prima posizione, cerchiamo di arrivare davanti senza stare a fare troppi conti, troppe cose che non ci piacciono. Cerchiamo di fare bis come ieri e adesso è arrivata l'ora di portarci a casa questo primo campionato 2020 Pirelli Cup. Prima di iniziare, dimenticavo, dato che poi dobbiamo essere proprio concentratissimi e l'ansia sarà alle stelle, qui sotto potete trovare il tasto iscriviti. Se supportaste il canale, come ormai lo state facendo in ogni video, mi fareste un gran favore e lo apprezzerei veramente tanto. E adesso, gas! Ok, mi sembrava strano, Lai ha fatto una staccata allucinante all'esterno, ho detto se la chiude possiamo prendere le valigie e andare a casa. Poi è andato un pochino largo, sono riuscito a infilarmi subito e adesso sono nella posizione perfetta. Devo solo concentrarmi e fare il passo per andare via. In questa gara il piano di gara 1, che ha funzionato benissimo, di fuga alla Jorge Lorenzo, devo azionarlo da questo istante. So benissimo che per chi si è perso qualche video, questo dashboard strano con lo sponsor spiaccicato sopra con l'LCD esploso non ha molto senso. Quindi se volete scoprirne di più e capire il perché, vi lascio il video qui sopra. Sta finendo il primo giro, non sento in staccata il motore di Lai che entra e che mi rampa sulla schiena, quindi penso di aver preso un pochino di vantaggio. Però lo sappiamo, il rettilineo del Mugello è veramente lungo, questa priglia va veramente forte e diciamo che io non sono proprio un fantino, quindi di scia ne do parecchia. Se come nella gara di ieri riuscirò a passare indenne il rettilineo, avrò fatto bingo.
sfilata di Lai alla San Donato molto bene, ma Traversaro da dove è uscito precisamente? Diciamo che era un problema che non mi ero proprio posto, invece, cavolo, lo sto guardando e guida veramente forte e bene. Questa nuova Honda 1000, come ho visto anche con il buon Gabellini, non è per niente male. Vabbè, lo sapete meglio di me, voi vi fate un film, vi preparate il tutto bene, vi scrivete anche i capitoli e poi viene stravolto tutto in un secondo. Poco male, adesso mi metto lì un attimino a studiare la situazione, devo passare Traversaro il più velocemente possibile perché Lai, se si fa un rettilineo da solo, ci siamo capiti. Come ieri Lai è veramente in difficoltà nei curvoni veloci di percorrenza, per farvi un esempio Arrabbiate oppure Casanova Savelli, quindi è inutile provare il mega staccatone nelle S, proverò a fare esattamente la mossa di ieri. Maggior trazione in Arrabbiata 2, staccata e sorpasso. E da lì avrò ancora 3-4 curve per prendere margine e non farmi passare in fondo a rettilineo, ed è fondamentale. Wow, mi ha staccato le carene, ragazzi. Devo provare a resistere all'esterno e poi trovarmi interno all'ingresso della prima S. Sì, manovra perfetta, ci sono riuscito. Adesso devo fare un giro di qualifica per cercare di andarmene via e stare davanti nel prossimo rettilineo. Anche perché se continuiamo a darci fastidio così, gli altri dietro stanno tranquilli, risparmiano le gomme e ci fregheranno di sicuro gli ultimi giri.
vediamo per quante volte faremo la stessa identica cosa ogni giro. Ragazzi, che fatica. Ok, in carena e adesso aspetto la sverniciata. Dov'è? Dov'è Fabri? Dov'è Fabri? Ce l'ho fatta. Rettilineo davanti, ragazzi. Incredibile. E adesso giro da qualifica. Andiamocene via e non facciamoci prendere. Una cosa che non vi ho mai detto e che cerco sempre di non fare è quella di girarmi per guardare chi ho dietro, perché mi fa salire l'ansia. Mi fido sempre della tabella dei box, quindi questo giro ho fatto i primi due settori veramente forte, secondo me un pelo di distacco sono riuscito a prenderlo e non vedo l'ora di arrivare sul rettilineo per vedere sulla tabella più 06, più 07 o qualcosa del genere, perché vorrebbe dire respirare un minimo. Ok, sulla tabella c'è più 04, grazie a Dio non sono più a tiro di scia e adesso è tutto molto più semplice. Devo semplicemente guidare come ho fatto in questo giro, forte, senza rischiare niente di che, ma impostando il mio passo come un martello pneumatico. Andiamo a prenderci anche questa vittoria in gara 2. Dalla tabella mi segnano più 2 secondi sul secondo. Devo solo portare la moto al traguardo. Anche se non devi iniziare a pensare ai festeggiamenti e appena ti arriva quel bruttissimo pensiero cerchi di scacciarlo via e riconcentrarti, ma non è semplice. Perché ormai sembra fatta, ma lo sappiamo bene, mi conoscete tutti molto bene ormai. Quindi incrociamo le dita, mancano 10 km all'arrivo. È un'emozione unica vedere scritto lì sopra sul tabellone del Mugello 01. Vuol dire ultimo giro, ultimi chilometri, ultime paure, ultime emozioni. Bisogna
tenere duro. Ho guardato la tabella, ho anche 1.7 secondi sul secondo, quindi è semplicemente una cavalcata verso la vittoria. Dai che ci siamo! Mamma mia, ma che facciata ho preso? Ha avuto un vuoto strano la moto, ma penso di sapere il motivo, perché avevo il piede un pochino sul cambio elettronico e mi ha fatto un'interruzione di corrente. Quindi devo fare attenzione. Stiamo attenti. Ok. No. Ragazzi, non era cambio elettronico, qui c'è qualcosa che non va. Non ho neanche il dashboard, quindi non posso sapere se c'è un errore, non c'è un errore. Secondo me non è quello, perché questo tipo di vuoti ho esperienza e so cosa vuol dire. La spiegazione è solo una: mancanza di benzina. Non voglio crederci, mi è appena passato Terziani è primo. Vuol dire che se io arrivassi dopo il 15° posto avrei perso il campionato. Vabbè, allora, sesta marcia, gas puntato e arriviamo in fondo. La moto non risponde più, la benzina è completamente finita. Mi manca solo una cosa da fare: tirare la frizione, sfruttare la discesa della bucine e sperare. Non ho parole perché è una cosa alla quale non ci si può credere, neanche nelle peggiori serie TV di Netflix accadono questi colpi di scena. È successo che per questa situazione forse io ho perso il campionato che sembrava vinto. Ho guardato un po' le moto che sono passate, più o meno ho contato, sono attorno alla 18ª-19ª posizione, non so se è abbastanza per vincere. L'unica cosa che mi potrebbe salvare sono le wild card che erano in mezzo a questi piloti. Se ci saranno più di 5 wild card davanti a me, vorrà dire che avrò vinto. Altrimenti non voglio neanche pensarci. Il tornare al parco chiuso senza sapere qual è la situazione mi devasta. Vedere lì davanti Terziani che sta esultando e non capisco se per la gara o per il campionato mi crea delle emozioni molto discordanti. Io sono pietrificato, non so veramente cosa fare e non oso chiedere. Aspetto solo di guardare in faccia le persone per capire. Adesso Berklaz ed Eros andranno dall'organizzatore del campionato per chiedere un po' i conteggi, quante wildcard c'erano e via dicendo, in modo da essere completamente sicuri della situazione. Io e voi invece staremo qui un attimo in disparte per attendere il verdetto. Ha vinto. Grazie. Ciao. Hai fatto. Che sofferenza, proprio fino alla fine. La morale è che la mia vita è che devo spingere, anche se ho 57 secondi di vantaggio, devo spingere, perché la vita è così, sono sfigato. Comunque abbiamo faticato, hai vinto lo stesso. Ho vinto, però che ansia, ragazzi, cioè, però che ho gli attacchi di panico. We'll be right back.
Com'è Gian? Tutto pronto? Sì, una fatica della Madonna, guarda, una sofferenza. Io penso di non aver mai sofferto così tanto. Mamma, mamma mia. Intanto voglio ringraziare Giallo del caseificio del Cigno che ci ha portato per festeggiare questi tiramisù che avete visto anche a Imola. Oh, buonissimi. Comunque ragazzi, io non posso vivere così, perché va bene il colpo di scena e tutto quello che volete, però così è troppo. Ufficialmente ancora bene non si sa cosa sia successo, so solo che a 6 curve dalla fine della vittoria di gara e di campionato la moto è iniziato a borbottare, come avete sentito. Io non so neanche più che emozioni esprimere, perché ho avuto così, uno shock così grosso che ho detto non si può, non ce la faccio più. Comunque tutto è bene, quel che finisce bene. Sta diluviando, quindi scusate se non sentirete bene. In ogni caso, la vittoria di Pirelli Cup con tutte le sfighe ce la siamo portate a casa proprio con un margine piccolissimo. Per chi non lo sapesse, le wild card qui dentro non prendono punti, quindi anche se ho fatto 19esimo con 5 wild card avanti ho finito 14esimo. Quindi in poche parole, grazie a questo anche ho preso quei 7-8 punti, perché il punteggio è diverso, che mi hanno permesso di vincere. Anche da Mugello è tutto, dalla Pirelli Cup per quest'anno è tutto, ce la siamo portati a casa. Speriamo sia un via libera per sculare al National di fine anno, 17-18 ottobre, e forse i cancelli saranno aperti anche per un po' di pubblico, quindi ci vediamo tutti lì. Speriamo che questo bellissimo tempo ci accompagni. Gas come al solito, ci vediamo al prossimo video. We'll be right back.